Oroscopo della settimana, dal 29 agosto al 4 settembre 2022. Ariete. Amore, il mese di agosto finirà molto bene, con dei miglioramenti decisamente evidenti per i rapporti, come per le nuove conoscenze dei single. In amore, infatti, ci sarà un vero e proprio recupero e finalmente, da qui in avanti, tutto potrebbe andare per il meglio. Chi con una persona vicina ha avuto problemi e crisi, finalmente potrà provare a chiarire e a venirsi incontro. Lavoro. Sul posto di lavoro, ancora, il recupero non sarà definitivo. Effettivamente, con i compiti, gli impegni e i propri colleghi, potrebbe volerci un po' di calma e di pazienza in più. Niente è impossibile da attuare, in fondo. Toro. Amore. La settimana nuova tra agosto e settembre porterà dei miglioramenti personali, prima ancora che con gli altri. Vi sentirete meglio e per questo motivo relazionarsi sarà più semplice. Sarà anche per questo che potrete godervi in modo più leggero le vostre emozioni e magari, se siete single, anche una nuova e interessante conoscenza con qualcuno. Lavoro. Possibili soddisfazioni in queste giornate per il piano lavorativo. Dopo tanto impegno, potrebbe essere il momento giusto per essere ripagati con dei risultati e con qualche piacevole gratificazione. Gemelli. Amore, la nuova settimana non inizierà molto bene e infatti il vostro umore sarà molto basso e potrebbe influenzare rapporti nuovi e storie d'amore conclamate. Purtroppo potrebbero esserci un po' di nervosismi nei rapporti personali. Questo potrebbe portare a tensioni piuttosto alte con le persone vicine, una situazione tutt'altro che piacevole. Sarebbe proprio il caso di evitare momenti simili e polemiche varie. Lavoro. Dovrebbero essere dei giorni di routine per quanto concerne gli impegni di lavoro. Ma anche qui, occhio a qualche possibile agitazione, che potrebbe cambiare tutto. Cancro. Amore, per i sentimenti saranno dei giorni molto piacevoli. Le emozioni potrebbero avere dei miglioramenti e farsi sentire di più. Un recupero notevole potrebbe esserci per chi aveva addirittura deciso di chiudere un rapporto. A questo punto nulla sarà perduto, soprattutto se il cuore per quella persona batte ancora. E ovviamente non si possono escludere degli incontri nuovi per i single con queste stelle. Lavoro. Attenzione al lavoro che potrebbe portarvi davvero molti pensieri e preoccupazioni. Dovreste tenervi lontani dalle tensioni se volete davvero fare qualcosa in più a livello professionale. Leone. Amore. Una storia d'amore potrebbe non avere la meglio in queste giornate, soprattutto se la crisi con il partner è nell'aria già da tanto tempo. Per i single e per chi comunque ha deciso di chiudere una relazione, in questo periodo potrebbero esserci alcune novità. Le nuove emozioni e i nuovi sentimenti potrebbero essere quindi dietro l'angolo per voi. Lavoro. Giornate abbastanza tranquille per gli impegni di lavoro, anche se per qualcuno potrebbe esserci un po' di movimento. In effetti una modifica potrebbe essere vicina proprio durante la settimana. Vergine. Amore, purtroppo per voi questa non sarà una settimana al top e infatti la stanchezza e l'umore potrebbero essere bassi. È possibile che di tutto ciò potrebbero risentirne le storie d'amore, così come le nuove conoscenze dei cuori liberi da impegni sentimentali. Lavoro. In queste giornate gli impegni saranno un po' troppi e infatti ne risentirete. Anche il vostro fisico potrebbe essere un po' provato da una situazione difficile. Cercate di fare attenzione e soprattutto di dosare meglio le vostre energie. Organizzarsi sarà fondamentale. Bilancia. Amore, questa nuova settimana dell'anno tra i mesi di agosto e settembre potrebbe essere caratterizzata da alti e bassi. In linea generale potrebbero essere giorni mediamente tranquilli per i vostri rapporti personali, ma difficilmente arriveranno delle novità troppo importanti. Lavoro. Molti di voi potrebbero sentire l'esigenza di avere dei cambiamenti sul lavoro, magari anche un trasferimento. Sarà comunque doveroso fare un po' di attenzione in più per quanto riguarda le uscite a livello di denaro. Scorpione. Amore, in questa lunga settimana inizieranno ad arrivare dei primi miglioramenti per le emozioni e anche voi vi sentirete meglio. Il periodo migliore per l'amore, i sentimenti e non solo, sarà quello che ruoterà attorno al weekend, in cui le energie aiuteranno pure nei rapporti privati e nei nuovi incontri. Lavoro. Il recupero arriverà anche per il lavoro, ma in queste giornate potrebbero esserci alti e bassi da dover gestire. Superate i bassi e godetevi gli alti.
Sagittario. Amore, sarà una settimana in bilico perché le energie saranno basse, così come l'umore. Proprio a partire da questo punto potrebbero esserci dei momenti un po' complicati con il vostro partner, o magari con una nuova conoscenza se il vostro cuore è libero da impegni sentimentali. Lavoro. Con le stelle che non vi aiuteranno e non porteranno alte energie, dovrete provare a mettervi d'impegno con un po' di calma in più. Le esagerazioni non potranno essere permesse in questo periodo, altrimenti potreste peggiorare la situazione. Capricorno. Amore, di sicuro in questa nuova settimana ci saranno tante emozioni da vivere, ma per alcuni rapporti sarà un momento di riflessione. Se ci sono dei dubbi, infatti, sarà proprio il caso di fare chiarezza con il proprio partner. Forse non volete le stesse cose e per questo motivo la relazione non prosegue a gonfie vele. Si può comunque trovare un punto d'incontro per proseguire. Meglio, molto probabilmente, per i single e per le loro nuove conoscenze. Lavoro. Attenzione al lavoro, soprattutto se collaborate attivamente con altre persone. Anche da questo punto di vista avrete bisogno di schiarirvi le idee e comprendere meglio determinate situazioni. Occhi aperti su alcuni colleghi e su alcune loro azioni. Acquario. Amore. La fine di agosto sarà caratterizzata da dei miglioramenti in amore. Questo significa che sia per le coppie che per i single potrebbero arrivare nuove emozioni. Qualcuno invece potrebbe iniziare a sentire una particolare esigenza di libertà che potrebbe addirittura sfociare nel tradimento. Certo, si parlerebbe sempre di una novità in campo amoroso, ma siamo proprio sicuri che sia la strada giusta, senza pentimenti successivi? Lavoro. Sarà una lunga settimana per il lavoro, perché gli impegni saranno tanti e voi non vi tirerete indietro. Il fatto è che tutte queste cose da fare alla lunga vi faranno perdere le energie e persino il vostro fisico potrebbe risentirne. Non sarà assolutamente il caso di esagerare. Pesci. Amore. Per questa nuova settimana le cose andranno molto bene da più punti di vista, compreso l'amore. Con un umore buono e delle stelle favorevoli, sarà facile lasciarsi andare nei rapporti e vivere i sentimenti al massimo. Le emozioni non mancheranno e potrebbero quindi travolgere pure i single. Lavoro. La Luna e Giove in ottima posizione aiuteranno gli impegni di lavoro e questo porterà delle possibili novità per la vostra professione. Delle possibili buone nuove e magari un risultato che stavate attendendo da un po'. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.